Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti, per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del divino volere e stretto la tua mano materna guidare tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna perenne della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dolce avvocata tu sei dell'anima mia, o mia bella regina, Ave o Maria, Ave o Maria. Il tuo sorriso è per me rugiada di cielo che ricopre il mio cuore. Le grazie a coloro che ti amano e poi si rivolgono a te, Madre mia, non ti scordare di me, che con fede mi rivolgo agli occhi tuoi, perché tu sei la madre di ogni creatura e quando verrà sera tu sarai con me. Nel cielo io canterò l'amore che mi dai, per sempre io bacerò le mani tue, o Maria, le mani tue che mi hanno strappato. Dal Libro di Cielo, volume 14, 20 luglio 1922 e 15 agosto 1922. Tutto ciò è necessario alla santità del vivere nel mio volere, generare somiglianza tra me e l'anima. Ciò feci con la mia mamma. Non tollerai neppure una piccola pena, né nessun atto o bene che feci al quale non prendesse parte. Una era la volontà che ci animava e quindi quando io subivo le morti, le pene oppure operavo, lei moriva, penava, operava insieme con me. Nella sua anima mi doveva essere una copia fedele, in modo che specchiandomi in lei dovevo trovare un altro me stesso. Ora ciò che feci con la mia mamma lo voglio fare con te, dopo lei metto te. Voglio che sia adombrata la Santissima Trinità sulla terra, io, la mia mamma e tu. E questo è necessario che per mezzo di una creatura il mio volere abbia vita operante sulla terra.
E come può avere questa vita operante se non do ciò che il mio volere contiene e ciò che fece subire la mia umanità? Il mio volere ebbe vera vita operante in me e nella mia inseparabile mamma. Ora voglio che l'abbia in te. Una creatura mi è assolutamente necessaria. Così il mio volere ha stabilito, le altre saranno condizionate. Figlia mia, nel mio volere non solo troverai tutti gli atti che fece la mia umanità, in cui intrecciavo tutte le creature insieme, ma troverai tutto ciò che fece la mia cara mamma, che intrecciandosi insieme con me formava un solo atto. Non appena fui concepito nel suo seno, lei cominciò l'intreccio con i miei atti. E così, come la mia umanità non aveva altra vita, altro cibo, altro scopo che la sola volontà del Padre mio, che scorrendo in tutto mi faceva atto di ogni creatura, per ridare al Padre i diritti di creatore da parte delle creature e per darmi come vita a tutte le creature. Così anche lei, come incominciò il suo intreccio con me, a nome di tutti ridava i diritti di creatore e si ridava a tutte le creature. Sicché tutte le creature ricevevano come vita insieme ai miei gli atti della mia mamma. Ora in cielo abbraccia tutta la gloria di ciascuno, e da parte di ciascuna creatura il mio volere le dà tale gloria che non c'è gloria che essa non contenga, né gloria che da lei non scenda. E siccome intrecciò con me le sue opere, il suo amore, le sue pene, eccetera, ora in cielo è circonfusa di tanta gloria. Per quanti intrecci fece nella mia volontà, ecco perché supera tutto, abbraccia tutto e confluisce in tutto. Ecco che significa vivere nel mio volere. Mai la mia diletta mamma avrebbe potuto ricevere tanta gloria se non fossero corsi nel mio volere tutti i suoi atti, che la costituiscono regina e corona di tutti. Ecco, questi due scritti ci portano non soltanto dentro i misteri immensi di amore e di comunione unici tra Gesù e Maria, svelandoci ancora una volta, portando la nostra meditazione sull'eccellenza di Maria Santissima, ma di riflesso, approfondendo e comprendendo bene alcuni punti, e estendendole per applicazione analogica a tutti coloro che desiderano entrare, entrano o entreranno nel regno del Divino Volere, ci danno delle chiavi di lettura e di comprensione di questo grande mondo e dei grandi misteri che in esso si vivono. Allora, Gesù da un incipit molto significativo al primo brano. È necessario alla santità del vivere nel mio volere generare somiglianza tra me e l'anima. Quindi un'anima che vive nel divin volere necessariamente somiglia a Gesù, perché la vita di Gesù è stata tutta vita nel divin volere. E la prima somiglianza, addirittura Gesù parla di copia, mi serviva una copia in cui specchiarmi. Era la sua mamma. Copia fedele fino al punto che specchiandomi in lei dovevo trovare un altro me stesso. In questo primo scritto ci dice che la vita terrena di Gesù e il suo operare nel divin volere, quindi ogni piccola pena, ogni piccolo atto, era una cosa sola con, cioè, riverberava, ecco, come una sola cosa in Maria, in modo tale che ciò che Gesù operava era operato da lei. Ciò che Gesù penava era penato da lei. Le morti che Gesù subiva erano morti sue.
Quindi c'era una divina volontà operante nella perfettissima creatura che era Maria, Santissima. E questo fu volontà divina che così fosse. Poi Gesù spiega che questo prodigio realizzato nella Divina Maria era giunto il momento ed era sua volontà che fosse anzitutto necessariamente, dice Gesù, realizzato per mezzo di una creatura. Questa creatura avrebbe consentito al divin volere di avere vita operante sulla terra e quindi produrre i suoi effetti straordinariamente benefici che poi Gesù spiega bene nel secondo capitoletto, no? Vivere nel divin volere significa ridare a nome di tutta l'umanità a Dio i diritti di creatore, quindi compiere gli atti di amore, di riparazione, di fusione, di offerta e al tempo stesso dare la vita di Gesù, quindi la vita divina a tutte le creature, quindi attraverso l'operare nella divina volontà, come dire, far scendere la grazia, portare la vita di Gesù dappertutto. Quindi questo è chiarissimo, è il duplice, questo è un punto fondamentalissimo. Fa comprendere anche la grandezza e l'importanza del vivere nel divin volere. Quindi si esercita una, come dire, funzione vicaria di tutto il creato, non soltanto di tutto il genere umano. Una funzione vicaria efficace perché non è soltanto singolarmente vissuta. È bellissimo quello che Gesù dice, no? Questo termine tecnico che si usa nella vita del divin volere, che è scorrere. Noi scorriamo nel divin volere perché il divin volere scorre in tutto e si fa atto di ogni creatura per ridare al Padre i diritti di creatore da parte delle creature e per dare ad esse la vita di Gesù come vita di tutte le creature. Ecco, questo è qualcosa di veramente strabiliante, stupendo e possibile appunto perché il Signore ci mette in contatto con la sua divina volontà, col suo atto unico, che è un punto solo che abbraccia tutta l'eternità. Divino, immenso e che si trova dovunque, perché la divina volontà è presente in ogni creatura, appunto con il suo atto creativo e con il suo atto conservativo dell'essere. E Gesù dice, questa terza creatura che era Luisa è assolutamente necessaria essere presa, le altre saranno condizionate. Che significa? Significa che dopo Luisa il mondo del divin volere è aperto, quindi la chiave è stata, la porta è stata aperta. Ecco. Quindi che ce ne fosse una al di fuori della Madonna che vivesse questa cosa era necessario, dice Gesù, ai disegni divini. Le altre sono condizionate, cioè chi altro farà questa vita coloro che liberamente accogliendo le conoscenze che il Signore dona, desiderando viverle e adoperandosi sempre liberamente per metterle in pratica, imparando, approfondendo sempre di più, comprendendo sempre meglio, praticandole sempre di più, spogliandosi gradualmente, completamente di se stessi e della propria umana volontà per vivere solo della divina, lo vorranno fare.
E questo chiaramente produrrà dei benefici immensi alla gloria di Dio, anzitutto, beni immensi a tutte le creature, in particolare a quelle intelligenti, con grazie su grazie, che questi atti attireranno su di loro, e evidentemente anche grande felicità sulla terra, grande gloria al cielo all'anima che vive in questo mondo, no? Ecco, Gesù spiega nel secondo paragrafetto che oltre a questa, come dire, a questo movimento potremmo chiamarlo discendente, no? Cioè tutti gli atti di Gesù riverberavano e scorrevano all'unisono nel cuore e nella vita della Madonna. Era vero anche il contrario, cioè che tutti gli atti della Madonna si trovavano nel volere divino di Gesù e scorrevano in lui. E intrecciandosi in uno con quelli di Gesù, davano vita ad una sola volontà e per cui non si trovano nel divino volere solo tutti gli atti che Gesù ha rifatto per tutte le creature e anche per ogni singolo uomo dal primo istante del suo concepimento fino alla morte, atti che vanno presi e fatti nostri, ma si trovano anche tutti quelli che ha fatto per noi la Madonna. Tutti, anche lei, a nome di tutti, ridava i diritti di creatore e si ridava a tutte le creature. Quindi Gesù, rifacendo gli atti, riparava e ridava a Dio il sacrosanto diritto di essere amato e glorificato da tutte le creature, ma al tempo stesso si dava a ciascuno di noi. E così la Madonna faceva la stessa identica cosa. A nome di tutta l'umanità, di cui giustissimamente si sentiva ed è realmente madre, che madre di Gesù e madre di Dio significa essere al tempo stesso madre del genere umano, e si donava a tutti noi. Quindi le vite di Gesù e di Maria, stupendo, sono donate in atto a ciascuno di noi, cioè non le vive, non le ha solo chi non le vuole. Chi non le vuole non soltanto per un rifiuto consapevole, esterno, come dire, formale, diciamo così, no? Ma anche per un rifiuto implicito, tacito, no? Cioè una persona che vive nel totale disinteresse, pensando ad altro, occupandosi di altro, insomma, che non siano Gesù e questa vita, spiega Gesù, è stata la causa per cui la gloria di Maria, quindi c'è da ripensare all'operetta tanto bella di Sant'Alfonso, che sono le glorie di Maria, è talmente grande che supera questa dottrina comune nella Chiesa, quella di tutti gli angeli e santi messi insieme. Il motivo, ecco, qui perfettamente aveva intuito qualcosa, ma non c'era perfettamente arrivato nemmeno San Luigi Maria Monforte, è che ogni atto di Maria, ogni, non c'era atto che non fosse intrecciato con quelli di Gesù, che non scorresse nella divina volontà, quindi che non avesse un valore eterno, immenso ed infinito. E quindi le opere di Maria, l'amore di Maria, le pene di Maria sono circonfuse, spiega Gesù in cielo, di tanta gloria per quanti intrecci elle fece nella mia volontà. Quanti ne fece? Infiniti. È cominciato da subito. E spiega ancora, questo è il motivo per cui la Madonna supera tutto, abbraccia tutto e confluisce in tutto. E conclude, ecco che significa vivere nel mio volere. È un passaggio fondamentalissimo questo, eh? E chiude, mai la mia diletta mamma avrebbe potuto ricevere tanta gloria se non fossero corsi nel mio volere tutti i suoi atti. Quindi
tutti che la costituiscono regina e corona di tutti. A questo occorre fortemente pensare. Non vorrei allungare la meditazione di questa mattina, vorrei lasciarla un po', ecco, anche nei cuori delle persone. Soltanto dire una cosa. Noi abbiamo una sola vita terrena, non ne abbiamo altre. Ogni giorno che passa è una pagina del libro che si volta e non abbiamo il rewind. Non possiamo tornare indietro. Ecco perché è necessario che ogni uomo si ponga bene gli interrogativi. Dice, ma mi rendo conto che la vita terrena finisce, che c'è la morte e che dopo la morte c'è una sorte ultraterrena, chiaramente che io mi vado costruendo giorno per giorno. Avrò gloria in cielo, gloria significa anche grado di beatitudine. È evidente che non sono tutti uguali. Quanta ne voglio? Voglio davvero tanta. Non ho che se ne voglio davvero tanta, devo entrare in questo mondo. Nessuno può occuparsi, ecco, di ciò che attiene alla nostra vita se non noi stessi. Nel pensiero, nel ricordo che di vita terrena ce n'è una sola, che giorno dopo giorno andiamo costruendo quello che sarà il nostro patrimonio eterno. Tu sei vissuto, Santa Vergine Divina Maria, in questo mondo d'incanto e hai sperimentato nella tua persona cosa significava, ecco, avere in te continuamente tutti gli atti di Gesù e far scorrere in lui tutti i tuoi, in questo intreccio che abbiamo meditato. Questo ridare a Dio tutta la gloria della creazione e questo darti totalmente nella divina volontà di ogni creatura che voglia o che volesse accoglierti, come il nostro Gesù. Tu che sei la piena di grazia, possa ottienici quelle grazie necessarie per poter cogliere queste luci, per poter essere illuminati la nostra intelligenza, per comprendere la grandezza di questi doni, la portata benefica che essi hanno e la quantità smisurata ed eterna di gloria che sono preparati per noi all'unica condizione che facciamo il possibile per entrare in questo aureo mondo, confidando nel tuo aiuto, nella tua mediazione e nella tua intercessione. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat Ave Maria.